dirette e registrazioni selezionate per te dalla redazione di Radio Panda. La più cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori, come ogni mercoledì l'edizione di Panda Speciali con diversi ospiti. Oggi abbiamo il piacere di avere qui ancora con noi nei nostri studi Maddalena Lonati. Ciao Maddalena, ben ritrovata. Ciao, grazie a te. Allora, Maddalena Lonati sicuramente la ricorderete, è stata nei nostri studi per presentare il suo ultimo lavoro letterario, L'Apostolo Sciagurato. Per la verità voi poi avete continuato a sentire parlare di lei, perché negli spazi informativi noi davamo delle indicazioni per poter appunto essere presenti alle varie presentazioni qui sul territorio, in cui appunto Maddalena ha presentato al pubblico il suo lavoro. In questo ambito, per la verità, è sicuramente nella sua veste di scrittrice, però anche una grande passione, ha una professione decisamente molto insolita. Lei scrive per delle riviste specializzate, riviste culturali, riviste specialistiche che parlano di gioielli, e oggi credo proprio che ce la faremo e ci regalerà veramente il fascino di questi gioielli, è vero Maddalena? Sì, è vero, un argomento estremamente affascinante, quanto purtroppo forse poco conosciuto, proprio perché oggi il gioiello viene vissuto principalmente come status symbol e si è perso un po' tutto ciò che è legato al valore simbolico. Quindi oggi mi piacerebbe ripercorrere ciò che è stato in passato e vedere qual è stata l'evoluzione, quindi sarà una specie di introduzione verso questo argomento. Benissimo, però allora sei qui, non possiamo non chiederti il tuo ultimo romanzo. Noi l'abbiamo proprio presentato e direi siamo rimasti affascinati tutti. Durante le presentazioni che hai realizzato, ci puoi raccontare un po' un report di quello che è successo durante questi incontri che si sono tenuti nelle varie biblioteche, piuttosto che luoghi davvero di incontro culturale qui nella nostra zona? Sì, qua nella nostra zona, proprio anche grazie alla vostra informazione e alla vostra pubblicità, ho avuto un grande riscontro di pubblico, sono molto soddisfatta decisamente. È stato gratificante anche perché comunque le persone erano molto interessate e partecipi, sono intervenute con varie domande anche molto interessanti, e quindi ho avuto modo di vedere quanto abbiano apprezzato il mio lavoro, quanto siano state incuriosite da questa impostazione piuttosto particolare e sperimentale del mio ultimo libro, che ricordiamo è un romanzo raccolta, in quanto sebbene vi sia un filo conduttore, tutti i racconti siano collegati fra di loro, in realtà il libro appunto è suddiviso in racconti che vengono scritti grazie alla particolare relazione erotica e cerebrale fra i due protagonisti, vengono scritti da questa lei senza nome durante l'assenza di lui in attesa del suo ritorno, e tutti i racconti trattano dell'assenza negli ambiti più disparati. Infatti diciamo che c'è questo filo conduttore, però in effetti ogni racconto inizia, finisce, ha una particolarità, ha un'anima molto molto marcata ed evidente. Sì. Io direi, sicuramente poi ci spostiamo sull'ambito dei gioielli, perché è una grossa curiosità che sono certa che anche i nostri ascoltatori condividono, però tu riesci a regalarci uno di questi racconti? Quindi se lo selezioni tu, ce lo leggi e poi così ricordiamo i nostri ascoltatori come è davvero di grande intensità questo tuo nuovo e ultimo lavoro. Certo, molto volentieri, vi leggerò proprio uno di questi racconti, e alla fine dello stesso gli ascoltatori scopriranno perché ho scelto proprio questo in particolare. Vi lascio la sorpresa. Infatti, allora ascoltiamo tutti con grande attenzione, magari cerchiamo di capire perché. Il testimone. Ho assistito a liti furibonde e riconciliazioni teatrali. Sono testimone di adulteri e amori casti. Ho confortato i lutti e partecipato alle feste. Sono stato al centro dell'attenzione e messo in disparte. E domani vivrò un altro giorno di gloria, l'ennesimo di questa mia vita da senza fissa dimora. Azzurra compie 21 anni. A lei tocca rappresentare la nuova generazione di una bizzarra famiglia in cui le donne sono sempre un po' eccessive nelle loro manifestazioni e perseguono un ideale di arte che spesso non è compreso. Lei, a quanto pare, sarà poetessa.
la seconda nell'albero genealogico. Si isola spesso nel parco, rimane per ore a fissarsi nel laghetto delle ninfee e poi all'improvviso scrive con furia inaudita. I fogli si accumulano mentre la luce cala e solo all'imbrunire torna a casa. Lo sguardo è statico e il lungo abito sgualcito e si abbandona alla conversazione intellettualoide col fratello. Della letterata interpreta solo i vezzi, per ora il talento latita. Non assomiglia alla madre, geniale scultrice che plasma i dannati degli inferi donando grazia a supplizio eterno. Mi sono sentito appagato con lei, ma domani ci separeremo. A volte il distacco è doloroso, altro opportuno, mai indifferente. Ho temuto che la mia nuova avventura con loro fosse terminata quando la nonna mi ha lasciato l'hotel Cipriani di Venezia. Ma poi ci siamo ricongiunti e mi ha dedicato attenzioni che mai avrei sperato. È la mia ultima notte con Eloisa. Mi mancheranno il respiro profondo e regolare e il suo modo di avvolgersi nelle lenzuola mentre si gira nel letto. È forse la donna che mi ha apprezzato di più. So che rimarrò nei suoi ricordi. Fra poche ore mi consegnerà sua figlia e pronuncerà la frase di rito. Nei suoi rubini pulsa in eterno il nostro sangue. Nei suoi diamanti dimora la nostra forza. Nel suo oro si perpetua il vincolo indissolubile di amore e arte che nessuno potrà mai spezzare. Indossa questo bracciale e interpreta la tua creatività. Più di un secolo fa Irina si invaghì di me vedendomi esposto in una gioielleria parigina. Avevo abbandonato da poco le sapienti amorevoli dita di Lalique per essere posto su un trono di velluto nero. E presto mi trovai a regnare in uno scrigno di preziosi collezionati con cura da quella splendida donna. Lei è stata la prima a portarmi a feste memorabili. Mi indossava con regale noncuranza e io passavo tutta la sera a danzare pesandole sul polso sottile. L'accompagnai ovunque per molti anni nei suoi irrequieti vagabondaggi in giro per l'Europa. Lei presenziava ogni prima teatrale, inaugurava ogni vernissage, era la prima donna di ogni salotto. Rimpiango ancora le interpretazioni struggenti di Sara Bernard e la bellezza dei balletti russi, il profumo di lavanda e le eleganti automobili. I bustini venivano abbandonati, il corpo era finalmente accarezzato da morbidi tessuti e il punto vita si alzava, e io continuavo a rimanere fedelmente al suo polso. Mentre la prima guerra mondiale creava tante vedove, io conobbi una nuova vita passando a Greta, la pittrice fanatica della rivoluzionaria Chanel. Le sue pennellate nervose mi facevano oscillare ritmicamente e qualche volta mi sporcò coi colori a olio. Ma so che mi fu affezionata, non mi abbandonava neppure per andare a dormire. Ricordo bene la piacevole sensazione d'essere incastrato fra la sua guancia e il cuscino. Fu durante quel primo cambio di testimone che venne pronunciata la frase che ormai mi accompagna da tanti decenni. Irina era una donna molto particolare legata alla ritualità che cercava di ricreare in ogni situazione. Non poteva però immaginare quale successo avrebbe avuto questa tradizione che si perpetua identica ad ogni 21esimo compleanno. Ormai le donne di questa famiglia, le mie donne, sono convinte che la loro creatività sia indissolubilmente legata a me. Leggono nelle mie forme leggiadre la loro fonte di ispirazione e forse crederlo con tale intensità le aiuta davvero a esprimere la loro fantasia. Tutto però stava finendo quando Rebecca ebbe problemi economici. Per sopravvivere a quella situazione disastrosa si sbarazzò di ogni suo gioiello, lasciò le pareti nude di quadri, impegnò l'argenteria e svendette soprammobili. Poi, a malincuore, mi mise all'asta da Sotheby's. Per fortuna un suo spasimante se ne accorse, mi comprò e mi donò la sfortunata chiedendole la mano. Da quel momento ritrovò la serenità e conobbe l'amore e, non è poco, sposò l'industriale più ricco della città. Lui la ricoprì di preziosi, ma io rimasi sempre il suo preferito. Ho visto ognuna di loro nel folgore della giovinezza, le osservate mutare, diventare madre e invecchiare. Le accompagnate silenzioso e discreto, ideale testimone dei loro peccati che non ho potuto riferire. Ogni loro gesto, ogni loro sospiro, ogni loro lacrima e ogni loro sorriso mi hanno trasmesso un'energia che non smetterò mai di accumulare. Ogni generazione mi rende più saturo di ricordi che trasmette inconsapevolmente passandomi in una staffetta che spero non terminerà mai. Gli anni sono trascorsi lasciandomi qualche graffio, un diamante rotolato fra le nevi di Cortina e talvolta sono rimasta chiusa in cassaforte a lungo perché giudicato ormai troppo impegnativo per la moda attuale, ma il legame che mi unisce a loro non si è mai indebolito. Domani mattina
dopo la colazione in giardino sotto il pergolato, Eloisa cingerà per la prima volta il polso di azzurra con i miei rubini e da quel momento sarà investita della carica di artista. Non credo che basterà un così semplice gesto a trasformare i suoi goffi versi in qualcosa di poetico, ma altre volte ho assistito a metamorfosi inasperate. Mi auguro di poterle portare fortuna come ho fatto in passato. Non ho il potere che loro mi conferiscono, sono solo un testimone che le osserve con benevolenza, ma è meglio che rimanga un segreto. Ecco, allora abbiamo capito tutti, davvero, al di là del fascino veramente dei tuoi racconti, questo in particolare credo che sia l'introduzione più ammagliante di quello che è il mondo davvero del gioiello, praticamente questo testimone è effettivamente un bellissimo gioiello. Esatto, e in questo racconto volutamente ironico e che presenta tra l'altro proprio un ribaltamento di prospettiva nella narrazione, emergono però vari elementi che sono intimamente legati proprio all'essenza stessa del gioiello, che in tutta la storia della civiltà è sempre stato intriso di valenze simboliche e apotropaiche molto più complesse di quelle che ha oggi. Infatti ormai è stato relegato solamente al ruolo di status symbol. Però vediamo in questo racconto innanzitutto il valore simbolico del gioiello, in quanto vediamo che è un vero e proprio talismano, è un amuleto per questa famiglia e non importa che il suo potere non sia reale, in quanto la convinzione riesce poi a stimolare le infinite potenzialità della mente, ed è questo ciò che conta. E tra l'altro si tramanda di generazione in generazione per linea femminile, e questo è assolutamente tipico, una caratteristica che ha attraversato i secoli. Un'altra caratteristica è quella del caricarsi di energia. Infatti vediamo come fra un passaggio e l'altro si carica dell'energia vitale di chi l'ha indossato, si carica dei ricordi e delle emozioni. E proprio a questo proposito vorrei ricordare che ci sono delle credenze abbastanza particolari legate a queste, in quanto per molti secoli si è cercato di purificare i gioielli che venivano tramandati. Infatti si immergevano nel sale per tutta la notte e poi venivano sciacquati in acqua tiepida. Questo per togliere l'energia che poteva essere stata anche negativa della persona che l'aveva posseduto. Esatto, e questa pratica trova una giustificazione probabilmente nel fatto che per molti secoli i nobili donavano i gioielli che erano stati indossati dai malati e che poi purtroppo morivano, venivano donati alla chiesa e quindi proprio per questo dovevano essere prima purificati, per togliere la negatività che era intrisa ormai. Quindi vediamo che in questo racconto ci sono delle caratteristiche ben precise. Oggi il gioiello, purtroppo, come accennavo, è stato spogliato da tutte queste valenze simboliche e apotropaiche e si è ridotto al mero ruolo di status symbol. In realtà, oggigiorno è veramente un oggetto di massa, prodotto in serie, che è ben lontano anche da tutti i vari virtuosismi tecnici, stilistici e delle varie sperimentazioni anche ardite talvolta che l'hanno caratterizzato in passato. Però per cercare di capire tutti questi significati così profondi legati alla storia del gioiello, bisogna tornare molto indietro nel tempo e percorrere un viaggio molto affascinante che risale addirittura proprio agli albori della civiltà. Infatti, dobbiamo comprendere come...